Salve a tutti, buonasera, sorpresa e ben arrivati. Eccoci, nessun segnale. Eccoci con il segnale è forte in noi, ragazzi. Buona Cesare, buona Shatavash. Hai deciso di smettere di fumare? È un regalo che faccio per me e anche per la mia ragazza. Dai 6 mesi per riuscirci. Bravo Shatavash, ogni tanto lo faccio anch'io. Ciao Mark, buonasera, ben arrivato. È vero, Shada, sono sicuro che ci riuscirai. Io ci riesco sempre. Tutte le volte che ho deciso di farlo, ci sono riuscito. Saranno state tipo una ventina. E ok. Ci siamo. Allora, mi sa che ci dobbiamo cambiare. Allora, aspettate. Canto larvale. Larvale. Mi sono meritato la ciabatta. E sciame del racconto. Decidi tu, decidi. No, io decido di smettere. E poi decido anche di ricominciare. Allora. Predatore di anime. Poi ci mettiamo. Furia del caduto, Aculeo lungo. Ce n'era un altro di Aculeo? È marchio dell'orgoglio questo. E poi un altro da uno. Corpo saldo, dominatore di incantesimo, a spine dell'agonia. Perfetto. Allora. Quindi, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Se io. Allora, aspettate un attimo, perché volevo andare a vedere una cosa qui a sinistra. Vediamo un attimo. Ma come state, ragazzi? Oh! Ma come state, ragazzi? Com'è andata la giornata? Raccontatemi. Cosa avete fatto di bello? Che cosa mi raccontate? Beh, Shata ci ha già dato una bella notizia. Esatto, Cesare, boh! Ma qua sopra no, non c'è niente, non c'è un segreto tipo. No, eh. Niente telefonata. Domani che chiamerò io. Peffo. Purtroppo. Vabbè, meglio così, dai. Meno oggi. Ce la si è risparmiata. Oh, cavolo. Ah, mamma mia. Mamma mia che abbiamo fatto. Però io volevo scendere di sotto. Buona. Buona la pizza. Molto buonissima. Però, no, devi scendere. Scendi giù. Ok. Molto buonissima. Ci voleva proprio. Sono stato proprio bravo. Ok. E ancora più giù. Ancora più giù. Allora, tipo, no? Però non era. Non volevo andare qua. C'era una parte. Però non mi ricordo. Ah, mi sa che sta lassù. Mi sa che sta lassù, ragazzi.
Mi ricordo che c'è una parte qui con... No, 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 non ho preso niente di che, Shata. Ho preso una margherita. No, senza esagerare. Cioè, pizza sì, ma... Cioè, cercando di restare sul leggero. Niente di che. E un calzone. Cosa ho fatto? Mezza pizza e mezzo calzone. Ma cavolo, ho sbagliato? Ah, dai. Ho sbagliato lato. No, allora. Io mi sono perso, ragazzi. Devo riuscire a ritornare su. Ma non riesco a ritrovare la strada per ritornare su. Sto continuando a girare qua sotto, ma... Ah, forse da qua. Ok. Perfetto. Ora a sinistra. Sopra. Ok. Ci fermiamo un attimo qua. Andiamo di qua. C'era... Già fatto, Shada, già fatto. Questa parte qui. Dove praticamente... Io ricordo che c'erano delle cose sul lato, ma noi non le potevamo vedere perché non avevamo né il doppio salto la prima volta che ci siamo venuti, né il salto quello che ci permetteva di... Un desiderio. Cioè tipo, no? Qua. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. E ho espresso il desiderio di poter ordinare la pizza. E così è stato. Qua non c'è niente. Ah, cavolo, è vivo quello. Qua non c'è niente. Qua c'è l'albero. Cosa? Cos'è quello? Una chiave semplice. Mi sa che una la potevamo anche utilizzare qua. Però aspettate, prima facciamo l'albero. Qui. Ma lo faremo, ragazzi. Però dopo averle utilizzate per altro. Promesso. Cioè, prima ce le teniamo. Mamma mia, ragazzi. E poi le useremo nel pozzo. Cioè, io non mi ricordo neanche quante ne servivano. Non faccio le vago. Perché mi sa che ne servivano veramente tante di monete. E poi ho paura magari di trovare dei potenziamenti e non poterli prendere. Cioè già abbiamo usato la banca fino al massimo.
Ne manca ancora qualcuno. Ok. Non vi ricordo, Cesare, che cosa mi dà, però, cioè, non so neanche quante. Ah, cavolo. Allora, guardate, mettiamola dal punto di vista pratico, ok? Mettiamo caso, io adesso vado, ritorno là. A parte che non mi ricordo dove si trova. Mettiamo caso, io adesso ritorno là e ci butto 5.083 geo. Poi troviamo una zona nuova dove c'è un mercante che vende un oggetto che ci serve per 1.800 geo. Ci dobbiamo fermare da una parte e farmarci 1.800 geo. È una noia, no? È meglio fare il pozzo dopo aver visto tutte le zone e esserci assicurati che i mercanti non hanno più nulla da vendere, piuttosto che farlo adesso e poi magari dover farmare qualcosa. No, non chiude. Non chiude, non chiude. Anche l'altra volta l'abbiamo fatto alla fine. Quello me lo ricordo. Mi sa che è qua sotto? Sì. Ah, le idrovie reali. Le idrovie reali. Ah, questi erano quelli. Ah! Che si gonfiavano. Ok. Oh! Ehi là! Non prendere qualcosa se non è tuo, così dice la legge. Tutto ciò che vedi è mio. Ma non ti arrabbiare, condividerò il mio cibo con te se mi darai dei geo. Ok. Che cibo mi dà? Questi geo sono miei adesso, non cercare di riprenderteli. Ecco, porta con te questo cibo quando te ne vai. E mi dà? Un uovo rancido. Ah, che buonasera, ben arrivato. Come la va? Che tutto bene? Oh cavolo, che ci dici di bello, Ake? No, non mi devo curare. Oh cavolo. Dannazione. Tutto bene, Ake, tutto bene. Sarei contento. Anche il dentista sarà stato contento. Ok. Oh, avevo sentito. Un bruco da qualche parte qua. Chissà dove.
Mappa. Ma che... Dov'è Corniflex? Qua sotto? No. Cavolo. Ah, dannazione. State. Trovato. Avevo visto le mappe di Corniflex, ragazzi. Cioè là, eccoli qua, vedete? I fogli qui. Però non capisco dov'è. Eccolo. Perfetto. E qua? Ma dove? Qua sotto. Ah! Panico. Ah, cavolo, ce ne manca una. Ce ne manca una. Ok. Ah, finalmente, ragazzi. Oh, cavolo. Perché è partita questa musica inquietante? Oh oh. Ok. Come ci arrivo da qua? Eccolo. Hanno rimappato. Oh oh oh. Non sono affascinante queste idrovie, un labirinto di tubi e tunnel. Non potrei credere di meglio per mettere alla prova il mio talento. È tutto così ordinato e ben progettato. Niente a che vedere con quelle caverne grossolane e irregolari. Ah, purtroppo però la mia proboscide mi dice che le caverne fungine sono qui vicino, il che significa che la mia umida avventura è giunta al termine. Immagino di poter considerare completa questa mappa. Ma certo che la compro. Vediamo un po'. Ah, sono praticamente dritte. Ah. Ok, andiamo a vedere il collegamento alle caverne. Vedi che non ricordo. Ah, qui c'è questa. Come ci arrivavamo da quella? Forse da qua sotto. Forse da qua.
Vediamo un po'. Mi sa di sì. Ah, cavolo. Ok. Wow. Oh, ti prego, non abbandonarmi. Hai già dimenticato chi sono? Dovevo immaginarlo, tutti si dimenticano sempre di me. Oh, poverina. Oh, e tu chi sei? Il tuo volto, sei così... così... Io sono desolata, mi sono persa, non so come sono finita quassù. Ma tu sei venuto a salvare me, Bretta, la ragazza che tutti ignorano. Scusa, quando ti guardo riesco stento a... Non riesco a credere che tu sia sceso qua giù per salvare me. In verità sono salito, Bretta. Non avrei mai pensato che qualcuno... Scusami, cioè grazie. Ecco, meglio che vada, cioè che torni al villaggio. Devo tornare a casa. Grazie. Ok. Va bene, Bretta. Ma Bretta poi è quella che fa la statua di Zote? Mi sa di sì, vero? Mi sa che poi è quella che fa la statua del grande Zote. Se ricordo bene. Ok. Allora, quindi andiamo a esplorare l'altra parte. State le lacrime, antico bacino. Beh, sembra che ci sia qua sopra. Cavolo. Ok. Perfetto. Questo cos'è? Un altro uovo rancido? Ah, fastidiosi. Boh, molto fastidiosi. Ah, regato, uccellaccio. Dai, rianimati. Che altro è l'attesa per ucciderli definitivamente? Qua sotto... Ok. Cioè, qua c'è tipo un cuore pulsante, ma questo tutto... Che cos'è? Non capisco. C'è tipo un cuore pulsante. Però non so che cosa sia. Adesso ha smesso. Che strano. Allora, qua niente, di qua niente. Quindi ci riposiamo qua. Apriamo questa scorciatoia. Di qua. Allora, potrei scendere di giù, però io direi di andare in fondo a destra e su e vedere se troviamo qualcosa. Ah, cavolo.
Fregato. Ma saranno questi? Quelli che fanno le uova arancide? Vedete che non lo so. Poi nel... mi sa che nel bacino idrico, quello di sotto, non abbiamo neanche finito di esplorare. Mi sa che ci manca una parte. Dobbiamo andare a rivedere anche là. No. Cosa? Cosa? Eh? Cos'è stato? Hydro's gun? Ma che... Ico, Ico! Mara! Eh? Mera, Mera! Ako! Rumas! Oh cacchio! Ecco, lo sapevo. Ma... ma che... ma che... Aiuto! Ok. Ok. Ciao Esordiak, buonasera, ben arrivato. È finito laggiù in fondo. La stemma del difensore. Ma è stato fantastico! Doma, doma, doma! Ma questo è... mi è piaciuto tantissimo! Cioè, me lo ricordavo un pochettino, ma... Doma, doma, doma! Ok. Ok. Ho capito dove siamo. Mi sa che dall'altra parte. Come la mai, Sordiak? Tutto bene? Dopo, dopo, dopo. Mi sa che ci era piaciuto tanto anche l'altra volta che l'abbiamo fatto. Quello secondo me è uno dei boss più buffi e simpatici. Allora, vediamo un po' qua sotto.
Quindi qua non c'è proprio niente se non un collegamento per anticipare un pochino il boss. Abbiamo attivato quella specie di valvola. Dobbiamo solo capire che cosa fa. Qua non fa niente. Oh cavolo. Buona Duncan! Ma buonasera e ben arrivato. Come la va, Duncan? Tutto bene? Au. Allora. Ah, ok. Era quel collegamento. Com'è? Che ci inventiamo? Sbagliato. Ok. Perfetto. Riprendiamoci un po'. Ok. Qua è chiuso. Perfetto. Tutto bene, Duncan, tutto bene, grazie. Una parte un po' antipatica, però penso di di riuscire a morire con tranquillità, senza tanti rimpianti. Lo arancido. No, non mi dire che son venuto qua solo per l'uovo arancido, ah no. Ok. E poi non ho mai trovato chi si prende le uova arancide. Oh cavolo! Perfetto. Guarda, questo gioco è stupendo, Duncan. È veramente fantastico. È fatto benissimo, con una cura. Solo coloro che provano il proprio onore in battaglia possono entrare nel bosco più avanti. Il difensore. Fatto con una cura quasi maniacale. Ok. Ciao Pugby, buonasera! Ah, perché non sono mai ritornato al villaggio senza recuperare l'ombra, forse è per quello. Ok. Sa che anche nella partita scorsa che abbiamo fatto, no, non l'ho proprio mai fatto. Non so se ho fatto bene ad andare di qua. Là, no, non ci passiamo ancora. Ok. Ops. Cavolo. Che fortuna! Mamma mia, ragazzi, pelo pelo. Di qua si ricollega, no? Sì. Peccato che no,
no, non ho una mappa. Siamo sotto la stazione di... Ah, forse collega lì a destra verso le frontiere del reame. Forse. Credo. Questa parte la ricordo però. Cioè questa parte un po'... Bosco di... Qua si prendeva un potenziamento, però non mi ricordo che potenziamento si prende. Questo? Ah, era quello dell'acido. Era quello dell'acido. Qua sotto c'era qualcosa a destra. Si prendeva qua. Uì, bruco, sei vero? Sì, sei vero. Non sei un brumic. Ok, di là è per tornare indietro. No, andiamo a vedere sotto. Qui. Qui. Vediamo se c'è qualcosa. E... Ok. Tipo qua c'è un passaggino. Però mi sa che ci riporta. Però volevo vedere se... Forse sarei dovuto andare a vedere sopra. Forse. Qua, questo è l'inizio. Perché di soldi ne ho una marea, Pugby. Cioè ne ho 5.000 da parte e altri 5.000 in banca. E non so dove spenderli. Ho comprato tutto l'acquistabile. Ma proprio tutto. Quindi no, non so proprio che farci. Già è al massimo la banca. Non mi ci fa più mettere soldi dentro. Cioè, mi ricordo che l'altra volta ero riuscito ad aumentare il limite massimo della banca, ma... Pantera? Ah, che sorpresa, non ricevo spesso visite, è passato così tanto tempo, anni interi direi, spero solo la mia cortesia non mi abbia abbandonato. C'è il pozzo. Hai senza dubbio percepito la mia opulenza, e hai ben ragione, sono rinomata nell'alta società di Nido Sacro. Beh, lo ero una volta, fin quando quegli idioti non mi hanno scacciato. Li hai incontrati i miei pari di una volta? Sono quelli là fuori, i loro corpi sono gusci senza cervello che vagano per le strade. E io sono ancora qui, ancora viva, a ridere della patetica fine che hanno fatto. Ah, sono così felice, il destino può essere una cosa straordinaria. Ok. Oh, Shara. Questa era la scorciatoia che ci portava in città, no? E... No, ancora no, Pugby. Ah, era così che si aumentava il limite della banca? Perché te l'ho detto, la volta scorsa mi ricordo che eravamo riusciti ad aumentare il limite della banca. Ma non mi ricordo come. A sapere però... Effettivamente c'è una strada che collega le due parti. Forse come non era doppio. Ok, doppio clic su di te. Ok, vediamo un po'. Allora, volevo tornare. Ah, cavolo.
attacchi indietro. E cercare. Qua sopra, cioè, c'eravamo andati? Ah, sì, sì, c'eravamo andati. Che quanto è comoda. C'era una zona da vedere all'inizio che era bloccata da una pozza di acido. C'è stata l'avventura asciata. Non lo so, ero un po' distratto da... Oh cavolo, a dirti il vero, ero un pochino distratto. Quindi non son certo se ci sia stata o meno. Credo di sì. Pare che Malvabot ti lascia sfuggire un'occasione di uccidervi. Sembra strano. Ecco, appunto. Come voleva si dimostrare. E manca la parte sotto, l'abbiamo vista. La parte giù di lì. Allora, intanto vediamo di disegnare la mappa. Perfetto. Au! Pari. Di qua, no? Sì. E poi... Eccola! Vediamo un po' la mappa. Ok, no, allora lì abbiamo sbloccato, Bosco di Isma l'abbiamo fatto. Di là c'è il passaggio che ci porta sopra. Non ci resta che scendere. Prima però mi fumo una sigarettina. Allora, nel frammentre... Ragioniamo un attimo. Allora, io so che... Perché ve lo ricordo stranamente. Da qualche parte qua... Però non ricordo dove. C'era quella parte, vi ricordate, con l'alveare? Ma devo trovare la stazione prima, Pugby. Cioè, sto lontanissimo da qualsiasi cosa. Cioè, sto lontanissimo da tutte le stazioni dei cuneotteri. Allora, ricordo che da... Qua c'era tipo quella parte con l'alveare, o là sotto o tipo qua sopra, non mi ricordo. Ricordo che di qua c'era quella zona nascosta con quel tempio tutto infestato. E mi sa che forse ci eravamo arrivati da Nido Oscuro a quel tempio. Qua sotto c'era l'abisso. Che però dobbiamo aprire la porta dai terreni del palazzo. Scusate, che potenziamenti... Allora, fatemi vedere. Ci mancano tutte le versioni oscure dei poteri. Ne abbiamo solo una. Manca concentrazione oscura, spirito vendicativo oscuro e l'esplosione oscura. La Culeo l'abbiamo potenziato solo due volte. La Culeo dei sogni l'abbiamo potenziato una volta sola. Gli amuleti ce ne mancano tantissimi, ragazzi. Il DLC ancora non abbiamo iniziato. Però lo facciamo dopo. Mm.
ci manca la versione. Ci manca il mantello. Quello, cioè lo scatto, quello di tenebra che riusciamo a passare attraverso alle barriere nere. E poi non ricordo. C'era qualcos'altro, ragazzi. Le tecniche dei maestri di spada le abbiamo imparate tutte e tre. C'era qualcos'altro. Mi ricordo che c'è un amuleto che dà la signora, quella che vende gli incavi nel villaggio, quando sblocchi tutti gli incavi. Quello me lo ricordo, però... Ah, cavolo. Allora... Qua non... Muori. C'è il pozzo, va bene. Però quello lo faremo proprio alla fine. Alla fine. Ok. Panico! Oh cavolo! C'è stato un attimo di panico. Da. Mamma mia, ragazzi. Quanti mostri. Perfetto. Oh, la mini dà energia. Strano. Mi sa che questa zona l'avrei dovuta esplorare molto prima, ragazzi, perché... Cioè, sono tanti, ma non sono difficili da fare. Ci sarei dovuto venire molto, ma molto prima. Invece delle altre. Ok. Oh! Qua dove porta? Questo era un boss. Vero? Oh cavolo. Oh,
Secondo me ci sarei dovuto venire molto prima. Maranido. Perché c'è anche questo boss. No, non era difficile. E abbiamo trovato un altro amuleto. Questo l'abbiamo trovato anche la volta scorsa. Là c'è. Però oh cavolo. Ok. Ah, e ci riporta su. Scusa, dove stiamo? Stiamo proprio sotto. Qua non. Ma è chiusa quindi, è una zona chiusa. Cioè no, non si può andare da nessuna parte. Se non al bosco. Caverne. Possiamo scendere giù per l'antico bacino. Che strano. Che poi possibile che all'antico bacino abbiamo visto tutto? L'ho fatta questa mattina la battuta. Che è il romanticismo di altri tempi, ma non hanno apprezzato. No, non gli era piaciuta. E allora no, non la faccio più. Mi sono rimasto molto male. Cioè, dimmi te. Dov'era una bellissima battuta. Però vabbè. È andata così. Non venga apprezzato. Perché c'era l'amore cortese. Ehi. Oh, ancora tu, sono contento di rivederti. No, no, per favore, non dire nulla. Devo scusarmi per il mio comportamento. Tutta colpa mia, pensavo tu fossi uno di quei relitti senza cervello. Invece mi hai sconfitto come più si confà un prode cavaliere, vedete? Ah, quella lacrima, sei stato nel suo bosco. Le avevo promesso che sarei andato a trovarla, ma il mio dovere, il mio giuramento. Oh, mi dispiace, non badare a me, sono solo uno sciocco. Se non sto attento sprofonderò nei miei vecchi ricordi e non ne uscirò mai più. Ricordi, eh? Lei sa giudicare bene le persone, quindi se ti ha dato la sua benedizione deve essere davvero qualcuno di speciale. Non sono quasi degno di stare in tua presenza. Ah, che vigoroso duello, avevo quasi dimenticato cosa si prova. Una volta ero un cavaliere, sai, nel nome del nostro buon re. Fiero me ne stavo davanti al trono, ammirando la crescente gloria di Nidro Sacro. Ma poi quella maledetta infezione. Noi cavalieri proteggiamo. No, noi cavalieri proteggiamo dalle minacce fisiche. Proteggiamo dalle minacce fisiche. Ma un nemico senza forma, come si può mai riuscire a sconfiggerlo? Il nostro re ci provò a modo suo, un crudele rimedio, e tuttavia alla fine cademmo comunque.
Bah, non dovrei essere così triste. Mi hai restituito il vigore. È davvero un piacere incontrare qualcuno con una forza pari alla propria. Va ora, valente guerriero di Nido Sacro, hai dimostrato il tuo onore. Buona fortuna nel tuo cammino. Ma perché è vivo? Quindi ce n'erano altri? Ce n'erano altri. Interessante. Ok. Allora, di qua potremmo provare, adesso che abbiamo il doppio salto, a fare anche questa, già che stiamo qua. Cioè, mi ricordo che ce n'erano alcune messe in delle parti veramente fastidiose. Però dovremmo riuscire a prenderle tutte. Tipo... Ok. Ok. E... Saldi, 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 saldi. Vabbè, no, non tutti. E... Uff. Ok. Ah. No. Vabbè, l'abbiamo presa comunque, dai. Oh cavolo. Pensavo di poter... Ah! Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Tranquilli, tranquilli, è tutto sotto controllo. Uff! Ah! Dovrebbe essere l'ultimo questo. Esatto. Perfetto. Beh, dai. È stato più semplice del previsto. Perché di solito la parte, diciamo, un pochino fastidiosa è che ti devi girare tutto il livello e te ne perdi sempre qualcuno. Qua è vero che c'erano le punte, era in verticale e via dicendo, però... Col fatto che... Ops, che non era tanto largo il livello, non ci abbiamo messo tanto. Dicevo... Qua... Ops. Guarda che bastardo. Vabbè, se non ti vuoi muovere... Io vado avanti. E certo... No, No, è riuscito a scendere. Ma guardate che fortuna. Cioè, che sfortuna mia, che fortuna la sua. Quindi, sopra abbiamo già visto. Apparentemente. Sì. Mi sa che c'era un bruco da salvare. Dobbiamo anche tornare da Papà Bruco. A Brucopoli. Qua non abbiamo trovato ancora il biglietto. Esatto, quello che fa "Wee!" E ci darà sicuramente tantissimi altri soldi.
da proprio tanti. Qui per esempio, qui non ricordo. Ah, questo è il pozzo che piace a Cesare. Però no, non mi ricordo quanti geo gli dovevo lasciare per farci dare qualcosa. Cioè, ricordo che dava qualcosa, ma non ricordo che cosa. Mi sembra un amuleto. Però l'ultima volta gli abbiamo lasciato veramente, veramente tanti geo. Per farci sbloccare qualcosa. Dici solo 6.000? Perché se sono solo 6.000, cioè ce lo... Non so perché ho fatto così. Cioè ce lo potremmo anche togliere subito. Se erano solo 6.000. Allora, mi sembra... che di sotto, perché qua abbiamo aperto la scorciatoia per uccidere il boss e prendere il doppio salto, ma mi sembra che qua sotto avevamo lasciato una parte. Se ricordo bene. E anche se che ci arrivavamo con il doppio salto. Cavolo. No, non si riesce a schivare bene. Cioè, avrei voluto ucciderlo, ma... 3.000... Oh, un frammento di maschera. Ah. No, perché non hai saltato? Ok, via 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 via. Ah. No, qua non c'è niente. Quindi solo 3.000 ne servivano. Oh, cavolo. Stiamo per fare una brutta fine, ragazzi. Ma... Oh, una chiave semplice! Ah! Ok. Ah! Cavolo! E oltre 3.000 no, non dà nient'altro. Cavolo, mi ha preso. Una chiave semplice ci serviva, mi sa, nella città per aprire una porta. Quindi potremmo... Ah, cavolo, mi ha preso. Potremmo... posare un po' di soldi...
Dai terreni. Allora, possiamo andare a posare i soldi che ci avanzano, prendendo il coleottero dai terreni del palazzo. Prenderci il frammento di maschera, che mi sa che è l'ultimo frammento che ci serve. Così ci togliamo anche questa parte e non ci torniamo più. Ok. Allora andiamo ai terreni del palazzo. Così ci dirigiamo alla banca. Qua? E poi. Dovremmo anche ritornare dalla. Dalla strega. Non mi ricordo come si attivava il palazzo. Il castello bianco, il palazzo bianco. Cioè, mi ricordo che dovevo usare l'aculeo sulla guardia là fuori. Però mi sa che doveva essere potenziato. Mi sa che doveva arrivare al massimo. Perché poi a un certo punto l'aculeo ti permetteva di aprire dei portali. Mi ricordo questa cosa del portale. Non ho neanche trovato quella che mi chiedeva di portare il fiore da una parte all'altra. Ma se n'è andata! Ma che? I miei soldi! I miei soldi! Ma l'aveva fatto anche l'altra volta! Dove sono i miei soldi? Bastarda! No, no, grazie, Magmi. Mi sa che l'altra volta li avevo lasciati. Poi ne avevo accumulati talmente tanti che non c'ero più ritornato. E per questo non avevo visto questa cosa. Non è che questo sa dove è andata? No. Cavolo. Bastarda. Bastarda. Ah. Grandissima bastarda. Poi ci deve mancare una stazione, ragazzi, perché io ricordo che quando avevamo trovato tutte le stazioni, e il coleottero ci aveva aggiunto il nido dei coleotteri, che si era ricordato come ritornare a casa. Allora, dov'era il pozzo? Qua sopra, da qualche parte? Vabbè, andiamo, sprechiamo questi 2000, ragazzi. Perché lui vuole tutti i soldi. Quindi sì, perderemo un bel po' di soldi. Ma tanto per adesso.
Bastarda. Ecco, dai, lo faccio. Facciamolo per Shatavash e Cesare. Ah no, ne prende comunque 3000. I restanti me li lascia. Ah. I restanti me li lascia comunque. Vabbè dai, è un pozzo gentile. Pensavo se li prendesse tutti a prescindere. Brutta bastarda, quella mi ha fregato i soldi. Ah, guardate ragazzi, non ci posso pensare. Cioè, uno si va a fidare adesso. E invece... ah, che bastarda. Allora. Allora. Mi sa che alla stazione del re c'era una stanza da aprire con la chiave. Perché abbiamo trovato la chiave semplice. Mi ricordo che ci eravamo imbattuti in un'altra porta. Però mi sembra che l'altra volta quella porta l'avevamo aperta. E c'era tipo un salvataggio extra o qualcosa del genere. Non era questa. Buchino. C'era tipo un salvataggio extra da quella. Qua è dove abbiamo ucciso quello dorato. Qua c'era quello dorato. E non c'era nient'altro. Bastarda, mi ha rubato tutti i miei geo. E io avevo questa. Perché c'è... ah, forse sono tipo delle terme. La cantrice Barissa ha una voce in grado di liberare da ogni angoscia e dare pace alle menti turbate. Ma non c'è niente. Qua però mi sembra che c'era... un... infatti... Diario del viaggiatore. Ricordavo un passaggio segreto qua sotto. Mi sa che c'era anche qualche altra cosa sui lati. Perché l'altra volta c'eravamo proprio fatti una... tipo una sessione a cercare di sfondare tutti i muri del gioco. Marissa. Ok. Uovo rancido. Dannazione. Ehi. Acido Ermolina, sei davvero magro. Un mingerlino direi. Oh beh, così deve essere, temo. Guarda me invece. Un grande, grosso, grasso, succulento, luccicante, delizioso insetto. Non c'è da sorprendersi se sono così ben voluto. È da molto che attendo, di sicuro sarà quasi ora di cena. Ok, dammi la tua anima. Ah. Ora sei stato mangiato. Ah. Ma guarda te. Cioè... la casa del piacere, occhiolino, occhiolino. Qua c'era tipo
No, qua succede. Mi ricordo, aspettate, perché mi ricordo che là succedeva qualcosa di brutto. Mi ricordo che là succedeva qualcosa di brutto. Ehi là! Ah, è lei! È la bastarda! Ah, ma salve mio caro al cavolo, che sorpresa vederti qui. Stai cercando i tuoi geo? Beh, ecco, è che è triste, ma non mi resta più niente, tutto speso. I costi di gestione di una banca, sì, possono essere molto alti. Così ho dovuto addebitare una grossa commissione sul tuo conto. Tutto perfettamente legale, ovviamente, è così che funziona il sistema bancario. Grazie per avermi fatto visita, ma ora dovresti riprendere il tuo viaggio. Se mi lasci un po' di privacy, presto avrò finito. Potrei avere le terme tutte per te. Dammi i soldi. Dammi i soldi. Bastarda. Bolla i soldi. Hai speso tutto, eh? Hai speso tutto, è così che spendi tutto. Sì, sfo. Ridammi i soldi. Rivoglio tutti i miei soldi. Guardate questa. Ma che povera vecchietta, questi sono i miei soldi. Sono miei. Balla. Guardate i soldi che si teneva dentro a quel cavolo di guscio. Ridammeli tutti. Guarda, chissà poi quanti altri ha derubato. La bastarda. Mi prendo anche i loro di soldi come risarcimento. Bolla. Vai, ha soldi infiniti? Perché, cioè, in teoria caccia i soldi. Di qua comunque si apre. No, dopo andiamo a vedere. Bastarda. Sì, pensi di scappare, eh? Io no, non la smetto finché continua a tirar fuori i soldi. Guarda che roba! Guardate che roba! Cioè! Assurda! Ma perché mi sembra che lei aveva 4500 geo miei? In teoria dovrebbero essere finiti. Ma sono infiniti? Ma davvero sono infiniti? Cioè, posso prendere tutti i geo che voglio? No, sono finiti, ragazzi. No, no! No, erano 4.500, mi sa, massimo. Da sul serio, ha già infiniti, lei. No, li ha finiti, ragazzi. Ha finito tutti i geo. Vediamo che, se ci dice qualcosa.
No, non ci dice più niente. Scusate, vabbè, la smetto di picchiarla. Smetto di picchiarla. Ah, qua c'è la scorciatoia, ok. Dalla bastarda è ritornata. Non mi ripare più niente. Io immagino che tu debba andare ora, no? Sì, penso sarebbe meglio. Ah no, no, non rotola di sotto. Questa bastarda. Ascolta, benvenuto sul mio palco, piccoletto. Sono Marissa, cantrice di discreta fama, anche se, visto come è ridotto questo posto, potresti far fatica a crederlo. Un tempo arrivavano in massa a sentirmi cantare, ma poi qualcosa è cambiato. Gli spettatori, una volta così estasiati, iniziarono ad andarsene. Io continuavo a cantare, ma la mia voce non giungeva alle loro orecchie. Magari ti va di sentirmi cantare? Saresti il primo da tanto tempo. Però ricordavo che succedeva qualcosa di brutto, ragazzi. Forse ricordo male. Perché ho paura di risucchiarla prima di vedere se c'era qualcos'altro da fare, Pugby. Non sembra succeda nulla. No. Perché mi sa che ha ricominciato la canzone. No. Che strano. Perché poi in verità queste non sono neanche più vive. Allora, potremmo tornare. Che cosa volevo fare? Ah, volevo andare dalla Vecia. E poi volevo ritornare. Volevo andare dalla Vecia e poi volevo ritornare su in cima, perché c'erano delle cose con il doppio salto che non avevamo fatto. Ciao Pugby, buonanotte, grazie mille di essere passato. Tanto anch'io mi sa che mi faccio un'altra mezz'oretta e poi me ne vado a nanna. È giusto una partita veloce veloce. Un po' mi dispiace averla uccisa, però vabbè. Cioè, già era morta, perché già doveva essere un fantasma. Ok. Allora. Quindi. Sta alle terre del riposo.
Ma tu dici che il massimo che mi portavo dietro potevano essere 10.000? O il massimo da lasciare in banca? In banca, no, anche io ricordavo 10.000, ma mi ha detto 4.500 l'ultima volta che ci sono andato. Totale. Tipo, questa... Forse la apre lei? Hai notato quell'enorme porta qua fuori? La mia tribù l'ha sigillata tempo fa e ne ha vietato l'apertura. Ma a quanto ne so, sono l'unica della mia tribù ancora in vita, il che significa che poco importa se infrango un divieto per dimostrarti quanto credo in te, aprirò la porta. E brava la signora. Ecco, la porta è aperta, puoi entrare nella radura che si trova dall'altra parte. Giunto là, resta in ascolto e potrai udire il mormorio di insetti vissuti tempo addietro. Ah, era quella specie di tomba con tutti gli insetti, con la guardiana che ci diceva parla, ma non uccidere gli spettri. Ah, hai raccolto 300 essenze, sì, vedo che i sogni di questo vecchio reame iniziano ad essere attratti da te, incoraggiante. Hai certamente riportato l'entusiasmo nel mio triste lavoro, prendersi cura di questo posto non offre grandi emozioni. Ma non dovrei lamentarmi, badare a queste tombe e guidare l'araldo. È una penitenza per antichi crimini, certe cose devono trovare un loro equilibrio. Eccoti un altro dono per le tue fatiche, torna da me quando avrai 500 essenze, non desistere araldo. Mineare terreo. Però c'erano dei cavalieri sparsi in giro, noi ne abbiamo affrontati solo due. Infatti, gli insetti di questa ragura sono sotto la mia protezione. Trattali con rispetto e potrai rimanere. Ma se li attaccherai il tuo aculeo, se li attaccherai con il tuo aculeo, te la vedrai con me. Questa la volta scorsa non l'abbiamo. Compra i miei biscotti, sono buoni, buonissimi. Compra i miei biscotti, quando li avrò venduti tutti potrò tornare a casa. E invece sei morto. Diffida della sua stessa mente, piccoletto. Menti distorte portano a gesta oscure. E la mia era la più distorta di molte altre. Va bene. Credevo sarebbe stata la mia fine, ma poi ho trovato questa radura e con essa una sorta di pace. Sei morto? Sei preda di cupi pensieri, piccoletto? Non riesco a capirlo, visto il tuo volto così impassibile. C'era qualcosa da prendere su in cima, questo me lo ricordo. Un tempo aiutavo gli altri, mi venivano portati malati e morenti. Ma cosa servì? Le vittorie contro la morte sono sempre effimere. Wow, grosso questo. Non temere, piccola creatura, anche se un tempo mi possedeva una violenta furia, la tranquilla atmosfera di questo posto sembra tenerla a bada. Il mio aspetto non dovrebbe turbarti, qui mi sento davvero in pace. Ok. Sei un guerriero, piccoletto, un vero guerriero, e chi non si arrende mentre in furia la tempesta. Abbi fede in te, piccolo guerriero. Una volta ero ossessionato dal potere, ma il tempo trascorso in questa radura mi ha liberato da quella brama. Che follia aver desiderato qualcosa di così perverso. Cercare il potere è un vuoto proposito, meglio dedicarsi ad altro. Tipo la maglia. Lavorare a maglia. Portiamo sempre con noi il ricordo degli errori che abbiamo commesso. Non lasciare che gli errori siano per te un fardello, ma piuttosto un faro che ti indichi quale strada non prendere. I gusci che porto intorno al collo, oh, sono i miei preziosi amici, sempre con me a tenermi compagnia. E interlocutori migliori dal resto della strana gente che vive qui intorno. Certo, parli con i teschi? Ok. Vabbè. A ognuno il suo.
Mi piacciono i miei aculei, piccolo viandante, ne porto solo tre, molti meno di quanto si dica nelle leggende. Ah, perché si chiama Guerriero 100 aculei. Ma sono uno più affilato dell'altro e me ne basterebbe solo uno per farti a fette. Non sono incredibili i miei aculei con le lame scintillanti, affilate e letali? Basta? Ok. Stai ammirando i miei meravigliosi marchi? Sai, io provengo da una specie illustre, che è una falena. Anche se è da molto tempo che non vedo altri come me. Non ci sono più falene, Viven. Non hai nulla che indichi il tuo rango, ma non porti nemmeno il marchio di una forma inferiore. Cosa sei? Dimmelo, ti prego. Sei un essere superiore o solo un'altra larva? Come un po' ti dispiace? Ti piace la nostra radura? Ti darei volentieri dei consigli, ma sei arrivato fin qui, è evidente che sei ben in grado di affrontare il nostro mondo e i suoi pericoli. Per essere una creatura così piccola sei davvero notevole, anch'io sono una specie di guerriero, ma esiterei a levare il mio culo contro di te. Bravo. Fai bene. Non aver paura della mia forma putrescente. Anche se il mio corpo muta e cambia, io resto sempre lo stesso. Ok. Tutti i problemi della vita possono essere risolti con la forza, un mantra semplice a cui mi sono sempre attenuto. Se tu non fossi così mingherlino, ti suggerirei di fare lo stesso. Ricorda, minuscolo insetto, schiaccia le tue paure, schiaccia i tuoi problemi, schiaccia i tuoi nemici. Non giudicarmi dal mio aspetto. Anche se sono basso di statura, l'oscurità alberga nella mia anima. In battaglia vengo colto da un'inarrestabile furia. Ah, tanto non avresti mai il fegato di affrontarmi. Io questi li uccido tutti. Ben trovato, compagno. Questa ha la testa in mano. Ben trovato, compagno di... Ah, no, è solo... chinato. Il mondo là fuori ti aspetta, eh. Verrei con te, ma è passato così tanto tempo dall'ultima volta che avrei paura di perdere la testa. Ah no, mi sa che ha veramente la testa tra le mani. Zampe. Invido molto la tua capacità di affrontare un mondo senza paura e dovrei prendere esempio da te. Stai attento! La mia pelle è acida e non vorrei che ti ustionassi. È un sistema protettivo della mia specie, ma è davvero fastidioso quando si incontra altra gente. Non avvicinarti troppo, non voglio farti male. Ci vedremo presto, disse. Ma così tanto tempo è passato. Mi domando dove sia andata. Va a scocciare qualcun altro. Tu non sai chi sto aspettando. Ah, un viandante. L'ho visto molti posti e compiuto molte grandi imprese, ma ho il sospetto che tu mi supererai, e non di poco. Da molto oramai non percorro le caverne di Nido Sacro, e sospetto non siano molto più pericolose di quanto ancora viaggiavo. Anche se, a giudicare dalla tua aria esperta, non dovresti aver problemi. Buona fortuna, un vasto mondo ti attende là fuori. Ho percorso molta strada prima di giungere qui, anche se il mio guscio ti può sembrare estraneo. Sotto di esso sono un insetto proprio come te. Sei anche tu un guerriero? Vedo il tuo aculeo, ma il tuo carapace sembra sottosviluppato. Non è saggio viaggiare in queste pericolose terre nelle tue condizioni? Vabbè, dai, alla fine... Oh! Oh! Alla fine sono stati gentili. Ciao Mark, buonanotte. Grazie mille di essere passato. Intanto finisco questa parte e vado anch'io, Mark. E inizio ad accusare. Volevo giocare un'altra... un altro pochino prima di domani mattina, ma no, non ce la faccio proprio. Però non penso di essere in grado di affrontare di tipo un boss. Ah cavolo, l'ho lisciato quello. E no, Paroz, semplicemente stanco.
Ok. Mi andava però di rilassarmi un pochino e andare un po' avanti. E... l'ultimo? Finiti? Ce ne mancano solo 68 per arrivare a 500. Ciao, quel Barbagianni! Buonasera, ben arrivato! Viven c'è sempre, Paroz. È sempre presente. Allora, qua sotto... c'era una parte dove non potevamo vedere. Però... non ricordo dov'era. Forse... forse era... non è che era là sotto? A destra? Vedete che non ricordo. Potrei andare Facciamo una cosa prima di staccare. Andiamo a vedere se la tipa degli amuleti ci dà l'ultimo incavo. Vediamo se lei ci dà l'ultimo incavo. Questi già le... qua e qua quando ce li ha segnati sulla mappa. Perché se riusciamo a comprare l'ultimo incavo ci dà anche un altro amuleto. Se ricordo bene. Però no, non mi vorrei sbagliare. Ah, non è da qua? Dove cavolo starà questo biglietto? Che ancora non ho trovato. Quindi era da sotto. Dovrebbe essere qua giù a sinistra. Qua. Ok. Perfetto. E... ah, cavolo, ce ne mancano 15 per la benedizione. Quindi ci ha dato un altro incavo, ma ce ne mancano 15, ragazzi. Cavolo, che peccato. Potrei mettere Maranido. Trasforma l'incantesimo spirito vendicativo in un'orda di larve maranidi. Stemma del difensore. Dona a chi lo indossa un odore eroico.
Fantastico, l'odore eroico è stupendo. E potremmo metterci. Non c'è niente da. Servono altri incavi. Concentrazione rapida, cuore di sangue vitale. Niente, da uno. Vabbè, per adesso mettiamoci lo sciame del raccolto, ragazzi. 15 di che? Di amuleti. Altri 15 amuleti e ci dà il suo di amuleto. Allora, andiamo dal papà dei... Oh, cavolo. Ma che... A può darsi, Paroz. Perché no? Perché no? È un'età plausibile. Ok. Ah, cavolo. Però adesso qua è tutto chiuso. Dannazione. Oh cavolo. Era di qua? Ops. Ah. No, volevo fare il doppio salto facendo il 4, invece no, non ci sono riuscito. Ok. Come cavolo ci arrivo? Da qua? Ok. Così. E vai. Fantastico. Ma per fortuna che abbiamo rifatto questa strada, ragazzi, per tornare sopra. Ma per fortuna. Per fortuna che la strada per il coso era chiusa. Per il coleottero. Altrimenti no, non l'avrei trovata. Chissà se l'altra volta l'avevano trovata quella. Forse vi immaginate, era quello il 7% che ci mancava. Ah, cavolo. Non qua. Ah, dannazione. Ah, è vero, ci mancava anche la banca. Hai ragione, Cesare. Hai ragione. Uè.
Qui. 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 Ci ha solamente riempito di soldi. Ok, no, non ne mancano tantissimi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ne mancano. Uè, aè. Sapete che cosa potrei... Forse ci mancava... Per il 7%. Mi sa il completamento del diario dei mostri. Anche. Forse ci mancava anche quello. Oh, Viven non ha visto il circo. Perché stamattina non c'era. Quindi il circo non l'ha visto. Vediamo se... riusciamo a farlo ricomparire. No. Peccato. No, non ricompare. Dai, ma è un circo un pochino strano e inquietante. È un circo un po' inquietante. E l'abbiamo sbloccato per questa mattina. Papa nada. Niente. Il circo è sempre un po' inquietante. Anche tu hai ragione. Ma che cosa c'è? Oh! Ok! Il salvatore bianco, la fanciulla si svegliò nell'oscurità, confusa, allungò la mano. Rocce appuntite la circondavano e il caustico acido ribolliva sotto di lei. Quale incubo l'aveva portata in quel posto? Che speranze aveva di uscirne viva? Fu certa di essere giunta alla sua fine e la disperazione la colse finché non vide una luce lontana, un puntino luminoso e brillante che si avvicinava rapidamente, superò maestosamente gli spuntoni, balzò al di sopra delle ustionanti acque e si diresse verso la fanciulla. Finalmente vicina, la figura si rivelò in tutta la sua lucente grazia, un essere magnifico con le corna appuntite d'un bianco splendente. Tese le sue braccia verso la damigella, avvolgendola, tenendola stretta a sé. È Zote il Magnifico. Però no, non ricordo come si sbloccava. Cioè c'era una maniera per... Ah no, comunque parla di me questo, però poi lei viene risalvata da Zote e mi sa che era là sotto che affrontavamo la statua di Zote, se ricordo bene. Ha aperto la parte sotterranea, ragazzi. Quindi un altro vuole unirsi al nostro gruppo. Ho un regalo per te, guerriero. Come mercante trovo molto difficile separarmene senza ricevere nulla in cambio. Ma come gran maestro d'Aculeo... era lui, non me lo ricordavo. Devo riconoscere il tuo talento. Hai padroneggiato le arti dei miei ultimi allievi. Quindi, secondo la tradizione, anche tu puoi portare il nostro simbolo. Portalo con orgoglio, maestro d'Aculeo. Sarai l'ultimo a riceverne uno. La gloria del maestro d'Aculeo! Bama! Riprendi il tuo cammino, maestro d'Aculeo, non ho più niente da darti. Almeno non gratuitamente, ma presto tornerò su e sarò pronto a prendere i tuoi geo in cambio della mia preziosa mercanzia. Cioè, lui prima era gigantesco, quindi. Cioè, guardate quanto è grande quell'Aculeo, ragazzi. Cioè, prima stava nel guscio, era un guscio gigante. Non lo so, Viven. Papa Sude.
No, non lo so. Comunque non mi dà più niente. Vediamo che fa. La. Com'è la gloria? Oh! Allora sì, lo mettiamo al posto dello sciame. Ok. Va bene, ragazzi. Io volevo andare un pochino avanti ed effettivamente siamo andati non solo un pochino, ma un bel po' più avanti. Noi ci vediamo come sempre questa mattina alle 8. Io vi auguro la buonanotte, ragazzi, e a tra poco. Ciao ciao!